Umida penombra ci attendeva un uomo di circa 50 anni, molto magro. Mi riesce difficile darti il benvenuto, Gorg. La tua missione è molto triste. Ma tu sei... Borst. Abbiamo studiato insieme all'università. Sei cambiato. Abbastanza. Abbiamo letto insieme Platone e Kant. Avrei dovuto immaginarlo che dietro tutto questo c'eri tu. Ma io non c'entro affatto. Tu sei stato nostro commissario. Se ti rifiutasti di tornare sulla Terra l'avrai fatto certo per un tuo tornaconto. Magari per impadronirti del potere. Che sciocchezza. Io sono diventato medico e questa è la mia ora di libertà. Il plenipotenziario oggi sono io, dovrei trattare con me. Dov'è il commissario venusiano? A caccia di balene. Hai una sigaretta? Non ha ne? Sono 10 anni che non fumo più, sono curioso di sentire che effetto mi fa. Grazie. Che sei al corrente. Certo, Irene mi ha raccontato tutto. Molto carina da parte tua averla nominata capo di Stato. Adesso la chiamo solo Eccellenza. Gli altri sono stati informati? Abbiamo radiotelegrafato alle varie navi per sentire se c'era qualcuno disposto a ritornare sulla Terra. E la risposta? Nessuno. Devo sedermi, sono stanco. Avrai un po' d'albumina e qualche linea di febbre. Capita a tutti così per i tempi. Nessuno di voi vuol tornare. È così. Non riesco a capire. Tu vieni dalla Terra, Gorg, per questo non puoi capire. Ma anche voi provenite dalla Terra. Ormai l'abbiamo dimenticato. Ma qui non si può vivere. E noi ci riusciamo. Deve essere una vita tremenda. Tremenda, una vera vita. Che cosa intendi dire? Che cosa sarei io sulla Terra, Gorg? Un diplomatico. E Irene? Una sgualterina. Molti di noi dei delinquenti o degli idealisti perseguitati dalla gran macchina dello Stato. E invece? E invece, come vedi, sono medico. E operi senza narcosi. Non ha più alcun sapore questa sigaretta. Con questa umidità si è bagnata tutto. Scusami, io ho sete. Eccoti un po' d'acqua bollita. Questa orrenda luce gialla che occhieggia dai boccaporti e il fetido vapore di quest'aria mi danno il capogiro. Non abbiamo altra aria, cambia solo la luce. Un po' giallo limone, poi argento liquido e spesso è il colore della sabbia rossa. Sì, sì, lo so, lo so. Dobbiamo procurarci tutto da soli. Utensili, vestiti, navi, apparecchi radio, armi contro questi giganteschi animali. Manca tutto. Manca la scienza, l'esperienza, la fiducia in questo terreno che muta continuamente. Non abbiamo medicine, piante, frutti che non conosciamo, spesso velenosi. Anche all'acqua non ci si abitua che a poco. Ha un gusto orrendo. Sì, ma è potabile. Con che cosa avete cambiato la nostra dolce terra? Oceani fumanti, continenti infocati, deserti arroventati, un cielo che è tutto un fragore. E
che cosa avete imparato in compenso? Che l'uomo è una cosa preziosa e la sua vita è una grazia. Ridicolo. Sulla terra questo lo sappiamo da un pezzo. E agite in conseguenza? E voi? Venere ci costringe a vivere secondo questa verità. La differenza è tutta qui. Se noi non ci aiutiamo l'un l'altro qui, siamo spacciati. Allora è per questo che sei rimasto su Venere? Per questo. E hai tradito la Terra? Ho disertato. Fuggendo in un inferno che per voi è un paradiso. Già, se volessimo ritornare dovremmo uccidere. Perché per voi aiutare e uccidere sono la stessa cosa. Ma noi non possiamo più uccidere, Gordon. Siamo ragionevoli. Anche voi correte pericolo. Se i moluviani ci sconfiggono, verranno qui da voi. Noi non abbiamo paura. Ma non vi rendete conto della situazione politica? Tu dimentichi che noi siamo una colonia penale. L'umanità si dispone a combattere per il possesso delle ricchezze, per la conquista dei poteri, per la supremazia, per l'oppressione, non per la fossa dei rifiuti. Noi non interessiamo nessuno, siamo soltanto dei cavalli che voi vorreste attaccare al carro della vostra guerra. Ma quando questa guerra sarà finita, anche questo interesse verrà a cadere. Perché vedete, voi potete deportarci qui, ma non ci potete costringere a tornare sulla Terra. Non avete alcun potere su di noi. Ormai ci avete estromessi dall'umanità. Il pianeta Venere è più terribile di voi. E chiunque ne tocchi la superficie cade sotto la sua legge, quali che fossero le sue qualità all'arrivo. Non gli viene concessa altra libertà che quella di Venere. Cioè la libertà di crepare. La libertà di agire bene e di fare ciò che è necessario. Sulla Terra non potevamo farlo, nemmeno io. La Terra è troppo bella. Troppo ricca, le sue possibilità sono troppo grandi, essa spinge all'ineguaglianza. Sulla Terra la povertà è un disonore, solo qui la povertà è un fatto naturale, per questo abbiamo paura. Paura della vostra ricchezza, paura della vostra vita falsa, paura di questo vostro paradiso, che è un inferno. Bisogna che io ti dica la verità, Borst. Abbiamo portato con noi delle bombe. Bombe atomiche? Bombe all'idrogeno. Col nucleo di cobalto? Col nucleo di cobalto. Me l'aspettavo. Io non ne sapevo niente. Ha deciso così il presidente. Sono rimasto molto sorpreso quando l'ho saputo ieri, Borst. Ti credo, ti credo. Renditi conto che la nostra è una situazione disperata. Non puoi immaginare quanto mi dispiace. La libertà e la democrazia finiranno per trionfare, vedrai. Naturalmente. Possiamo agire diversamente. Siamo costretti a prendere dei gravi provvedimenti, Borst. Si intende. Mi dispiace davvero. Sì, se noi non vi aiutiamo, voi ricorrete alle bombe. Non possiamo farne a meno. Noi non possiamo impedirvelo. Voi siete perduti. Molti di noi. Ma alcuni sopravviveranno. Abbiamo messo in guardia tutte le navi al vostro arrivo. Prima vivevamo tutti vicini. Adesso siamo sparsi per tutto il pianeta. Prevedevate dunque questo? In fondo anche noi abbiamo vissuto sulla Terra. Devo andare adesso. Avrai bisogno di riposo, Gorg, quando tornerai sulla Terra. Vai in Svizzera. In Engadina. Ci ho passato la mia ultima estate, 15 anni fa. Non potrò mai dimenticare quel suo cielo così azzurro. No, no, temo che
Sai, la situazione politica... Ah, già, la vostra situazione politica. Non me lo ricordavo. E la tua famiglia sulla terra? Tua moglie, i tuoi due figli? Devo dir loro qualcosa? No. Addio. Dimmi pure buona morte. La mia nave è ospedale, non scamperà le tue bombe. Horst. Il marito di Irene ti accompagnerà alla riva. È chiaro che non lanceremo bombe, Horst. Era solo una minaccia. Dato che non possiamo obbligarvi, questa sarebbe soltanto una crudeltà inutile. Ti do la mia parola. E io non ci credo. Non sono un beccaio, Horst. Ma sei un uomo della terra. Non potrai ritirarti dall'azione che hai iniziato. Horst, io ti prometto... Non manterrai la tua promessa. La tua missione è fallita. Per ora hai ancora della pietà per me, ma quando tornerai sulla tua nave spaziale, questa pietà verrà meno e la diffidenza prenderà il suo posto. Potrebbero venire i nostri nemici... E accordarsi con loro, penserai. Sai benissimo che non è possibile. Sai benissimo che li tratteremo come abbiamo trattato voi. Ma nella tua certezza ci sarà un atomo di paura che in fondo possiamo accordarci con loro. E per questo atomo di paura, per questa leggerissima incertezza, tu farai cadere le tue bombe. Anche se non avranno alcuna giustificazione. Anche se colpiranno soltanto degli innocenti. E così noi moriremo. Tu sei mio amico, Horst. Io non posso uccidere un amico. Ma è facile uccidere quando non si vede la nostra vittima. Tu non mi vedrai morire. Lo dici come se morire fosse una cosa facile. Ma tutto ciò che è necessario è facile. E su questo pianeta non c'è nulla di più facile, di più necessario che la morte. Troviamo dovunque, in ogni momento, troppo calore, troppa radioattività. Dappertutto vermi che penetrano sotto la nostra pelle, nei nostri visceri. Batteri che avvelenano il nostro sangue, virus che distruggono le nostre cellule. Noi non abbiamo paura delle tue bombe, Gorg, perché viviamo in mezzo alla morte e abbiamo imparato a non temerla. Siete inespugnabili voi, nella vostra fortezza fatta di miserie e di familiarità con la morte. Vai ora. Io ti ammiro, Horst. Tu hai ragione e io ho torto, lo riconosco. Molto gentile da parte tua. Tutto quello che hai detto sulla vostra miseria, sulla vostra vita continuamente insidiata dalla morte, mi ha profondamente commosso. È una cosa che ti fa onore. Se io non fossi il ministro degli esteri dei liberi stati confederati, resterei qui con te. Nobile proposito. Capirai, non posso esimermi dagli obblighi che ho verso la terra. È chiaro. È una tragedia che da questo punto di vista io non sia libero. Ma su, non te la prendere. Non le lanceremo le bombe, Horst. Non ne parliamo più. Vuoi? Te ne do la mia parola. Addio. Gorg. Ultima registrazione. L'astronave Vega si appresta a ritornare sulla Terra. Eccellenza. Eccellenza. Le trattative non hanno avuto esito, colonnello Rox. Allora faccio lanciare le bombe. No.
Mi sono impegnato a non farlo, ho dato la mia parola. Vostra Eccellenza mi perdoni, non sarò io a doverne rispondere al Presidente, ma voi. Lo so. Vostra Eccellenza ha pensato che gli abitanti di Venere potranno allearsi coi Molviani? Non lo faranno, ne sono sicuro. Può darsi, ma se lo facessero, potete escluderlo in maniera assoluta? In maniera assoluta, no. Che ne sarebbe in tal caso dei liberi stati confederali? Vi sentite di assumervi una tale responsabilità? Vostra Eccellenza deve prendere una decisione. L'ha ordinato il Presidente. Avevo dato la mia parola a un amico, ma se l'ha ordinato lui. Fate quello che dovete fare, colonnello Rox. Non posso cambiare il mondo. Pronti per il decollo? Pronto per il decollo. Permettete che vi affibbi le cinture di sicurezza. Prego. Va bene così, Eccellenza? Eccomi ai ceppi. Disco rosso, tra 20 secondi si parte. Un fallimento. Ancora 10 secondi. Partenza. Manner. Eccellenza? Potrebbero venire i Moluviani e accordarsi con loro. Appunto. È inverosimile, ma pur sempre possibile. Purtroppo. Le bombe sono pronte? Pronte. Questa sola ipotesi, per inverosimile che paia, ci obbliga a bombardarli. Vero? Aprite i portelli! Dobbiamo evitare sorprese, vero? Certo, Eccellenza. Sganciare le bombe! Sganciate! Come sta il ministro per i territori extraterrestri? Rivive. Oh. E il ministro della guerra? È tornato il solito. Bene, bene, anch'io sto molto meglio. E domani si riunirà il Consiglio dei Ministri. Già, la politica continua. Le bombe hanno colpito gli obiettivi. Gli effetti? Incontrollabili, ma facilmente immaginabili. Tutto questo mi nausea. Questa Venere è davvero tremenda. In fondo
non è che un'accozzaglia di criminali. E sono sicuro che Borst voleva accordarsi con i Moluviani. La sua non era che una sporca commedia. Lo credo anch'io, eccellenza. Già. Ora sono cadute le bombe. E fra poco cadranno anche sulla Terra. Fortuna che ho un rifugio a prova di bomba atomica. Dotazione ufficiale. E poi un bel po' di vacanze. Un ministro degli esteri ne ha sempre in tempo di guerra. Dovrò soltanto rinunciare alla pesca. Vuol dire che leggerò i classici. Soprattutto Thomas Stearns Eliot. È quello che mi calma di più. Manner, non c'è niente di più malsano di una lettura appassionata. Vostra Eccellenza ha detto una frase d'oro.